In nome di Sua Maestà e per l'autorità conferitaci dal governatore dell'isola, i cittadini Oliver Slit, Charles Hage e Patrick Castle, riconosciuti colpevoli di atti di pirateria, sono condannati a morte mediante impiccagione. La condanna sarà eseguita alla presenza di tutta la cittadinanza. Firmato Frank John Holworth, governatore di Saint-Luçon. Nel secolo XVII, dopo anni di lotte fratricide, le nazioni europee decisero di ripulire il mare delle Antille da pirati, corsari e filibustieri che con le loro scorrerie rendevano insicura e pericolosa la navigazione alle navi di qualsiasi nazionalità. Fu una lotta che durò parecchi anni, perché questi avventurieri, convenuti da ogni parte del mondo e organizzati in confraternite, si erano dimostrati di un'audacia e potenza da rendere arduo il compito affidato ai governatori delle varie isole. Che fai, esci? Sì, devo vedere un amico, ma torno subito. Questo me l'hai detto anche l'ultima volta che ci siamo visti. E poi è passato un anno. Se sei tornato è perché sei senza denari e perché ti sei giocato ai dadi anche la nave. Ma ormai ti conosco, mascalzone. Ma questa volta ritorni. Te lo giuro, Daniel. Mi credi, vero? Dimmi piuttosto. Mi vuoi bene, Jeffrey? Chi? Io? Ma ti adoro, cara. Per me sei l'unica donna. Sì, è vero, sono stato via un anno, ma sapessi quanto ho sofferto. Mare e cielo, cielo e mare, e il mio pensiero sempre rivolto a te. Beh, ciao, eh? Ciao, Miccia. Sapevo che non saresti partito senza di me. Quante avventure su quella nave. E ora è di Simeone. Bisognerà fare qualcosa. Che razza di corsari siamo senza nave?
Simeone ha barato e ha vinto la nave. Era proprio quello che volevo, Micia. E intanto lui è partito. Per forza, lui è francese, mentre noi due siamo inglesi. I francesi, per prendersi la nave, ci avrebbero arrestati e poi impiccati. Ora dobbiamo cercare di farci deportare. E durante il viaggio, prenderci la nave. Che ne dici, vecchio mio? Agli ordini, capitano! Riconosciuto, sai, quell'inglese, quel dannato luterano. Non ti illudere di scamparla. Dovessi inseguirti per tutta l'isola. Porcaccia miseria. Guardate che cos'è piovuto dal cielo! Molla, Jack! Capitano, voi qui! A proposito, Jack, io vado a trovare la moglie di Simeone. Bene. Se passa un prete, sì? Diglielo. La nostra unione deve essere benedetta. Sei tu? Certamente che sono io. Aspettavi qualcun altro? No. Quanto sei sciocco. Ehi! Ma chi credi di essere? Con chi credi di avere a che fare? Sparisci per un mese e poi torni e cominci a spogliarti. Tesoro, non sai quanti pericoli ho corso per venire qui da te. Non mi reggo in piedi per la stanchezza. Hai dimenticato una cosa. Sono una donna sposata adesso. Appunto, tuo marito mi ha vinto la nave e io vengo a dormire qui. Ah, ora capisco perché sei venuto da me, per vendicarti. Non niente affatto, Susanne. Io ti amo. Tu sei l'unica donna della mia vita. Tanto lo so che domani scompari un'altra volta. Sì, lo ammetto. Ma devi capirmi.
Quest'isola è troppo piccola per me. Io ho bisogno del mare, di spazi liberi, di una nave mia. Che commediante. Immagina che questo tuo bel corpo sia il mare, liscio, morbido, accogliente, pieno di isole, su cui la costa ogni volta è fonte di sorprese e di piaceri per il povero navigante sbattuto dalle onde. Vedi, questo puntolino qua sono io. Sta fermo, mi fai il solletico. Vedi quanto mare ho intorno a me e io con la nave navigo, navigo, navigo. No, qui tu non navighi, sei ancora in alto mare e la nave è qui. Ma un povero naufrago non si deve mai dire di no. Oh Dio, aprite! Chi siete? Che volete? Eccolo l'inglese fornicatore e ladro! Arrestatelo! Mi meraviglio di voi. Un gentiluomo non entra così nella stanza di una signora. E tu, padre, manchi oltretutto di carità cristiana. Mio Dio! Potevi almeno aspettare un'oretta. Prendetelo! Ma che modi? Ciao, tesoro! Jeffrey! Ci rivedremo presto! Aspettami! Ciao! Ciao, Camilla! Ma io mi chiamo Susanna! Jeffrey! Laggiù andrete a popolare una delle nostre terre. Siete fortunati, vi è stata risparmiata la forca per fare l'amore. Siete liberi di farlo quando volete. A me piacciono le francesi, sono belle. Perché non mi portate quella sudiciona della vostra regina, eh? Mandami anche quella sporcacciona di tua moglie, nostromo. Ti farei vedere io come...
E ringrazia il cielo che non voglio sporcarmi le mani con un avanzo di galera come te. Ma sta molto attento, farabutto! E voi, non dite niente? Non capite perché cosa ci hanno preso? Per stalloni. Ecco per cosa ci hanno preso. Per me va bene. Sono famoso come un grande conquistatore di donne. Chi vuole essere mia si faccia avanti. Posso uccidere un uomo con sole due dita, ma so anche come si fa ad accarezzare una donna. Ho un mare di figli io. Ma smettila. Se sanno che sei stato con Sabel per 2 anni e non ne hai avuti, ti buttano fuori, ti buttano ai pesci. Hai capito? Sabel? Era lei che non riusciva a far figli, non io! Scusa, ma se lei ne ha avuti 3 e tu non ne hai avuti neanche con Carmen, su, non fare lo spaccone. Spaccone io! La faccio fare 2 a te di figli! Porco cane bastardo maledetto! Mi volete far riposare? Calma, ragazzi! Non è colpa sua se non ha avuto figli. In fondo, siamo fortunati. Ci sono anche belle ragazze. Che volete di più? Meglio ripopolare un'isola deserta che pendere da una forca. E adesso fatemi dormire. Buonanotte. Magnifica giornata, signore. È stata una navigazione fortunata. E se manterrà questo tempo arriveremo con qualche giorno di anticipo sul previsto. Domani dovremo avvistare l'isola. E il carico? Tutto a posto, signore. Uomini e donne insieme non hanno il tempo di dare fastidi. Ladri, truffatori, assassini, sgualdrine. Tutta feccia da galera che invece di appendere a una forca gli si dice tranquillamente: prego, andate a fare l'amore. Abbiamo sbagliato, marini. Andiamo a dare uno sguardo a questi esseri felici. I tuoi capelli soffici. Immagina che il tuo corpo sia il mare. Morbido, liscio, accogliente. Con queste 2 isole. 2 isole sulle quali naufragare è come... Meglio rinviarlo, questo naufragio. Guarda. Ma guarda chi si vede. Il barone di Rambouillet si è degnato di scendere qui sotto. Credevo foste finito su una forca. Meglio la forca che la stiva di una schifosissima nave francese e per di più comandata da voi. Ma che volete farci? Non si può avere tutto dalla vita. Un'avventura che si confà a voi, Sir Geoffrey. E vedo che avete già cominciato. Tu, come ti chiami? Bridget, signore. Cosa facevi? La prostituta? Rispondi al signor barone. Il tribunale di Londra, quando mi ha condannata, mi ha chiamato la regina delle ladre. Perfetto, il corsaro e la regina. La razza della Nuova Francia. Sangue nuovo per gente anemica! Avete bisogno di uno scozzese come me per popolare le terre francesi! I vostri uomini non sono più buoni! Basta! O vi faccio mettere ai ferri! E noi poi come facciamo a fare i figli? È un carico speciale il vostro, barone, e ci dovete trattare bene. Le nostre vite sono preziose per la Francia, e lo sapete. Gli ordini che avete ricevuto sono di farci arrivare nelle migliori condizioni.
Solo così sbarcherete gente valida allo scopo. Gli ordini che ho ricevuto, Sir Geoffrey, sono di trattarvi secondo il codice della Marina Britannica, chiaro? Geoffrey Brooke, il corsaro. Tu sei Geoffrey Brooke? Naturalmente. Per servirvi. È così che fai la guardia? Tanto ridotta com'è quella marmaglia, che vuoi che faccia? Un paio hanno la febbre alta. Ho paura che si sono presi lo scorbuto e prima che ci infettino sarebbe molto meglio se noi... Zitto! Tu non devi pensare. Mica sei un ufficiale. Niente di nuovo? Guarda. Beato lui. Vorrei essere io al suo posto. Mi si è rotta la mano. Rotta? Sì, mi si è spezzata mentre tiravo il gancio. Ti fa molto male? Vuoi che te la fasci? Ma che fascia? Vieni a lavorare. Vengo, vengo. Su! Altri, agiremo all'ora del rancio. State calmi. Due gradi a dritta. Due gradi a dritta. Fate scendere tutti gli uomini a mangiare. Bene, signore.
Fermate i poltroni, mettetevi in riga. Presto, ragazzi! Da quella parte! Allarmi! Buongiorno, barone. Sono venuto a rendervi la visita. Ero curioso di sapere se sapete adoperare la spada. Molto meglio di quanto pensiate, Sir Jeffrey. Ammaricate, barone. Con i dadi ho perso una nave, ma ora ne conquisto una con la spada. In guardia! Non avrai la mia nave, corsaro. Prendi! Calma, barone. Un vero gentiluomo non deve mai agitarsi tanto. Non ve lo hanno insegnato. Sarei in vita, barone, ma i miei uomini vi farebbero soffrire troppo. Abbiamo di nuovo una nave! Evviva Jeffrey Brooks! Thank you.
Sono tutti ragazzi in gamba, eh? Voglio vedere quando avvisteremo una nave carica d'oro che cosa faranno. Sì, l'oceano non è poi tanto grande. Speriamo presto, capitano Jeffrey. Le provviste cominciano a scarseggiare. Se non incontriamo una nave, rischiamo la fame e la sete. Buonaccia, la prima regola della pirateria è avere pazienza. Simeone. L'hai riconosciuta, Miccia? È la nostra nave. Feccia di tutte le galere delle Antille! Da questo scontro dipende l'avvenire di tutti noi. Tutti ai posti di combattimento, avanti! Questa nave è molto più veloce e molto più armata della loro. Dobbiamo farcela! Persona che avevo pensato di incontrare eri proprio tu, Simeone. Ed eccoci qua. Non è corretto barare ai dadi. Perciò adesso preparati a restituirmi la nave. Vediamo prima chi vince. Fatti sotto, Jeffrey. Riposiamoci un po'. È tanto bello godersi questo panorama. Amico, la nave sta bruciando. Qual è? E che mi importa? Tanto ce n'è un'altra. A proposito, tua moglie ti manda i suoi saluti. Con mia moglie. Dovevo pur rifarmi della perdita della nave. Mi dispiace, signore. Non te la prendere, Jeffrey. Con i dadi si può parare. Con la spada, no. Oddio. Ehi, abbandonate la nave! Potrebbe esplodere! Nelle gesta criminali del pirata Jeffrey Brooke e visto il grave danno che le sue scorrerie arrecano ai traffici commerciali, i governi di Spagna, Francia, Inghilterra e Portogallo congiuntamente decretano che sulla testa del suddetto corsaro Jeffrey Brooke è fissata una taglia equivalente a 10 libbre d'oro che andranno a ricompensa della persona che lo consegnerà vivo o morto. Si decretano altresì le seguenti pene.
Vedrai, ci daranno tutto quello che vogliamo. E poi c'è una brunetta. Dal vecchio Johnny potremo rifornirci di buon rum e di maiale salato. Guarda. No, è roba mia! Sei sicuro che quest'isola è San Lusson? Questa è San Lusson, inglese. La conosco bene. Non mi sbaglio, Jeffrey. Ci ho fatto 2 anni di galera qui. Figurati se non la conosco. Ok, andiamo. Siano inglesi o portoghesi, dobbiamo rifornire la nave. E bere un boccale di rum. Ecco, signore. Grazie. Non vorrai tutto tu. Mi sembra, da come ci stanno guardando, che abbiano molta simpatia per gli stranieri. Speriamo che nessuno veda la nave. Lei la brunetta? Sì. Guarda che bella. Buonasera a voi, stranieri. Da dove venite? Non ho visto nessuna nave attraccare al porto. Comunque siate i benvenuti a San Lusson. Nessun benvenuto è stato mai tanto gradito, dolce angelo mio. A me e ai miei amici la tua vista ci ripaga di tante notti solitarie in mezzo ai mari. Sembri un libro stampato. Sei un poeta. Vieni. Nietzsche, vieni mi da. Bene. Signori, bevo alle donne. Legatelo bene. Anche la feccia come te, Jeffrey Brooke, può servire alla mia causa. Mi chiamo Jackson Smith. Che vuoi da me? Sono un ufficiale di Sua Maestà Britannica. Mi servono le armi che hai sulla nave. Ho ricevuto l'ordine di sollevare le popolazioni dell'arcipelago contro i portoghesi e ho bisogno di armi e oro. Oro? Sì. E so dove trovarlo. Con le tue armi conquisterò il forte e vi troverò quanto oro basta per fomentare la ribellione. Su, leghiamolo a quel palo. Thank you.
vieni. Caccia miseria ladra, hai capito? È la più bella ragazza dell'isola e con chi va, va con lui. Sta calmo, bestione, guarda chi c'è laggiù. Io non li sopporto, i portoghesi. Ciao, Medoc. Salve, tenente. Finalmente ci è arrivato quel vino che vi piace tanto. Venite. Johnny, hai messo da parte quella botticella per il tenente Ruiz? Sì. Dagliela. Ecco, tenente. Grazie. Mangiato bene? Sì, abbiamo mangiato. Ma non basta. Ci vuole anche qualche altra cosa. Anch'io sono un poeta. Quando vedo una ragazza bella, io non penso che a una cosa. Io penso solo a buttarla su un letto. No, non sono un poeta io. A me non piacciono solo i poeti. Vieni con me. Levati di mezzo! Adesso a me! Tutto bene, capitano. Andiamo. Vi siete fatti fregare, eh? Noi, eh? Perché lui si trova qui solo per caso. Intanto siamo nei guai adesso. Tutto per colpa tua. Io? Tu parlavi di una brunetta. Ehi, Miccia, non hai una mano con le ossa rotte? Servitene. Ecco fatto. Ora bisogna uscire. E ci dobbiamo anche affrettare. Prima che prendano la nave. Beh, come ti senti? Slegami! No, 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 no. Dai. Come al solito, aspettiamo il raggio. Arriva qualcuno. Buonaccia. Sveglia. Thank you.
V'ho portato da mangiare. Ne vuoi? Ma come faccio? Legato così. Oh. Torno subito. Come vuoi, la mangio io. Ragazzi, quello è il forte di cui mi ha parlato Jackson. E t'ha detto che è pieno d'oro? Sì, lo espugniamo noi tre. Ci vorrebbero chissà quanti cannoni. E chissà che tra noi e gli uomini di Jackson non ci riusciamo. Sono svelti, alla nave. Di Jeffrey Brooke! Allarmi. È una nave da guerra, la più armata e veloce della marina portoghese. Quello che volevamo. Beh, forse un po' più di quello che volevamo. Pensiamo solo a quanto oro ci aspetta su quell'isola. Prepariamoci all'attacco. Levati, ci penso io. Jack, all'albero maestro. Ehi, sveglia! Olandese, ripiega i terzo ruoli. Date vela! Date vela!
Fate cessare il fuoco. Date l'ordine. Provvedete a raccogliere i naufraghi a bordo. Buttate a mare i feriti e tutti gli altri metteteli ai ceppi. Se Jeffrey Brooke è ancora vivo, voglio vederlo immediatamente. Signori ufficiali, al rapporto nella mia cabina tra un'ora precisa. Buon lavoro. Sì, signore. Congratulazioni, Sir Brooke. Soltanto a Lisbona insegnano questi colpi. Grazie. E di questo che ne dite? Ottimo. Li ho imparati a Oxford. Brooke, posso presentarle la marchesina di Villa Verde? Piacere. Molto bene. Non ne combini mai una buona. Vi ringrazio. Questo vostro corpo sembra il mare, liscio, accogliente, pieno di isole, su cui è dolce naufragare. E a un naufrago non si dice mai di no. Senti, naufrago, sul ponte ti stanno aspettando. Vogliono sapere che rotta devono prendere. Vengo. Non venirmi a dire che sei gelosa. Sera. Si sta alzando il vento!
siamo. Prepariamoci a scendere, Bonaccia. No, Jeffrey. Non fidarti degli ufficiali inglesi. A terra scenderò io solo. Andrò io a parlamentare con quel Jackson. Tu resta qui sulla nave. E se per stasera non sarò tornato, è meglio che vi allontaniate subito. In qualche maniera me la caverò, non aver paura. Sì, forse hai ragione, Bonaccia. Ma attenzione ai portoghesi. Con quelli non puoi parlamentare. Jeffrey, mi dispiace, ma io quel ciccione da solo non ce lo manderei. Ho capito. Hai paura che mi porti via la brunetta, eh? Sì, tu. Non hai visto come mi guardava mentre mi legavano? Eccola lì, su quella nave ci sono quante armi volete. Bella. È armata di 24 cannoni. Affare fatto, amico mio. E ora non resta che assalire la guarnigione dell'isola. Poi penseremo al castello. È meglio pensare subito al castello. Non vi sembra giusto? Mentre voi eliminate la guarnigione dell'isola, io e i miei corsari prenderemo d'assalto il castello. No, quel castello è imprendibile. Li possiamo costringere alla resa solo bombardandoli per giorni e giorni. Eppure i portoghesi l'hanno conquistato. E non mi sembra che quel forte sia stato bombardato. Già, era la festa del patrono dell'isola. E si fecero trovare ubriachi. Li massacrarono tutti. Ma domani non è la festa del paese? Jeffrey. Devi ascoltarmi. Fermati un momento. Aspetta, secondo me tu sei matto, ma lo sai che cosa vuol dire prendere d'assalto un castello? E con che cosa? Con le spade? E poi a noi. Che ce ne frega di questa gente? Della libertà della gente di quest'isola non me ne frega niente. Ma in quel castello c'è dell'oro. Quanto non ne troveremo mai su nessuna nave. E quell'oro sarà nostro. Jackson crede che noi l'aiuteremo a liberare l'isola dai portoghesi, mentre invece sarà lui ad aiutare noi. Voi che ne dite, amici? Jeffrey, sei un vero fenomeno, un vero corsaro! E pensare che c'ero caduto anch'io! Quando parlavo con Jackson, credevo anch'io che l'unica ricompensa che chiedevamo era il condono! Si è abbracciato Bridget! Anzi, l'ha stretta anche troppo! Jackson! Jackson! Ciao. Mi sento così felice. Tutto questo verde, gli alberi, i boschi, la gente. Anche se qui è tanto differente dalla nostra Inghilterra. Che c'è? Sei preoccupato? Non è per il condono che Jeffrey ci vuole aiutare. Pensa a loro. Solo quello gli interessa. Ma io devo accettare qualsiasi aiuto. Da qualsiasi parte mi venga. Devo liberare queste isole. E in qualche modo farò. Eh sì, un gentiluomo inglese alleato con la peggiore feccia di tutti i mari. Non è strano? No. No, non è esatto quello che dici. Stanotte io, Mitch e Bonaccia siamo venuti per trattare il nostro condono. Non è vero che se uno è un pirata o se vive su una nave pirata deve essere necessariamente la peggiore feccia di tutti i mari. Stai parlando di Jeffrey o di te? Di me. Ho tanto desiderio di tornare in Inghilterra, della mia casa. Jeffrey non potrà mai amare. Non potrà amare nessuna donna. Ama troppo il rischio. E se ha deciso di prendere il castello, lo prenderà. Jeffrey! 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 Ciao, Medora.
Dolce angelo della taverna. Ma che cosa hai fatto? Hai portato un confessore? Sì. Ah, i desideri non si confessano. Ma che cosa intendi fartene di un prete? Dimmi, non avrai mica intenzioni matrimoniali per caso? No, ci aiuterà. Ci fornirà le tonache. Ah, già, per la mascherata alla festa del patrono, sì. Non hai visto Jackson? L'ho cercato per tutta l'isola. E so che è molto impegnato. Eh sì, domani è la giornata decisiva. Non credo che si stia occupando di alta strategia in questo momento. Medora, lo sai che il tuo corpo mi ricorda il mare? Liscio, morbido, accogliente, pieno di isole su cui la sosta ogni volta è fonte di sorprese. Questo me lo hai già detto un'altra volta. Te l'ho detto? Ah già, è vero, quella volta alla taverna. Accidenti, che botta in testa che mi desti. Non credi che per avermi trattato in quel modo mi dovresti una ricompensa? Sto scherzando. Thank you.
Eccellenza, eccellenza, i ribelli hanno attaccato la guarnigione. La guarnigione? E sono penetrati nel forte. Qui, nel castello? Sì, signore. Date l'allarme. Bene, eccellenza. Adesso noi due, governatore. È vostro, Jackson. L'isola di San Lusson è nuovamente dominio della nostra grande Inghilterra. Evviva l'Inghilterra! In questo momento vigerà la massima libertà per tutti gli uomini che vorranno viverci. Jackson, anche i pirati come noi saranno i benvenuti? Anche noi potremo fare quello che ci pare. So quello che vuoi dire. Adesso devi scegliere, o l'oro o la libertà. Ma l'oro non l'avrai tanto facilmente. L'oro serve alla mia causa e per averlo dovrai uccidermi. Jeffrey. Bonaccia, che hai?
Bonaccia. I vermi, Jeffrey, che muore in terra, viene mangiato dai vermi. Seppelliscimi in mare, ti prego. E per quanto riguarda loro, lascialo a questa gente. La loro causa è più nobile della nostra, Jeffrey. Salutami il mio mare e le donne, tutte le donne del mondo, Jeffrey. Jeffrey, dove vai? Bonaccia ha ragione. Non abbiamo più niente da fare qui. Io resto, Jeffrey. Non torno più in mare.